Ciao! Allora, oggi parliamo di capelli ed parliamo della BB Cream per capelli. Questa è, dico, che è l'innovazione della Pantene. Pantene BB Cream ed è 7 in 1 per capelli perfetti. Trattamento BB anti-età per capelli. È un 145 ml, me l'hanno inviato, quindi non vi so dire il prezzo e sinceramente non l'ho neanche guardato in negozio perché non credo di averla neanche vista. Promette, se trovo l'italiano. Trattamento 7 in 1 per capelli perfetti, forza, splendore e levigatezza, nutre senza appesantire, sensazione idratante, riparazione dei danni, punte definite. Il prodotto è questo con questo applicatore. Oltretutto credo che l'applicatore, la confezione vuota la tengo perché potrebbe essere comoda. Ok, allora che cosa devo dire? Prima va applicato, scusate, sui capelli umidi prima della piega oppure anche asciutti come trattamento urto. Devo essere sincera. Allora, prima cosa che ho provato di questo prodotto, l'ho applicato una o due noci sui capelli umidi, una noce, un'applicazione, l'ho massaggiato tra le mani, l'ho applicata, lui dicono tutte le lunghezze, io da metà lunghezza alla fine. Ho trovato i capelli incollati. E le mani appiccicate, i capelli incollati, anche se erano umidi, ho dovuto pettinarli un sacco perché per far rimuovere il prodotto. Da lì ho detto: aspetta un attimo, questo qua c'è qualcosa che non va. Mi è sembrato più che una BB cream per i capelli, quindi un trattamento come tipo una maschera veloce senza risciacquo. Mi è sembrato più un gel, cioè quindi che tenesse in posa i capelli. E quindi da quel momento io l'ho applicato solamente da capelli umidi perché sui capelli asciutti te li va a appiccicare e non li metti più in piega. Mezza applicazione e lo andavo a toglievo un attimo l'acqua dei capelli, poi lo andavo a applicare solamente sulla fine delle lunghezze e sulle punte per dare un attimo di definizione in modo che i capelli miei, soprattutto che sono mossi, non andassero a gonfiarsi. E poi procedevo all'asciugatura. In questo modo i capelli appesantiti da questo prodotto non andavano ad arricciarsi troppo e riuscivo a fare una piega mossa, abbastanza mossa ma non riccia, senza dover stare lì con spazio alle phon a tirarli. Quindi per questo ok. Se io dovessi consigliarvi il prodotto dico no, non compratelo. Mi è sembrata davvero una idea carina, ma no, assolutamente il prodotto è stata una delusione completa. Non ho trovato nessun effetto positivo in questo prodotto. Ho dovuto finirlo e l'ho applicato in questo modo, ma avrei sinceramente voluto rinunciare alla seconda applicazione. L'ho trovato molto appiccicoso sulle mani, era appiccicoso sui capelli, non mi è piaciuto. Quindi questo qua sicuramente è bocciatissimo. Fatemi sapere se avete provato e se magari a voi è piaciuto, perché magari è una opinione personale. Io comunque spero sia stato utile e al prossimo video. Ciao!